Ovviamente le mie sfighe continuano imperterrite su questo titolo. Avevo messo degli oggetti, ero pronto, stavamo giocando bene. Lost improvvisamente ha mollato tutto, quindi tempo perso, oggetti persi e fammo che mammet. Comunque, signori, ben ritrovati su Dead by Daylight. Metto un bagaglio del genere, lo proviamo. Io non so cosa sto facendo, qui. Non ne ho idea, però lo faccio. Cosa vi devo dire? Oh, nel frattempo forse abbiamo trovato una lobby. Yes. Come al solito il ping è... No, 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 193 di ping. Gianni the Gamer. Oh, beh. Allora, siamo a posto. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. Pigia a triangolo, dai. Cristo re. Non pigia. Non pigia, madonna. Ma com'è possibile che gioco da 2 ore, Dio santo, e sono più scantato di sta gente che sicuramente tra i video con i quali si sarà smanettato il pannocchione su YouTube e i giochi in prima persona direttamente che ci avrà già 20 ore su sto titolo non schiaccia, non fanno, domandato. Starà smanettando su YouPorn. Mette la gente in lobby. Oh, grazie Gianni. Grande Gianni. Vai così. Dai, speriamo che almeno sia gente. Madonna, abbiamo messo un sacco di roba. Gente minimamente capace, dai. Adesso ho detto così, farò la figura di merda, io che crepo subito, però vabbè. Che killer c'è? I don't know. Madonna, i caricamenti però. Leggendarie, non dire. Non di. Ok, no, posto. Caricare una mappa 5x5 con 4 imbecilli poligonali. Ci vuole tutto sto tempo. Mamma mia, ottimizzato col culo. Fortuna che c'è una PlayStation Pro. Dai. Negozio squallido, demolizione autoheaven. Mamma mia, scorso appuntamento ragazzi, una fuga incredibile al cardiopalma, non se l'aspettava sicuramente. Consapevole il killer, non ho capito che killer c'è comunque. Allora, io mi metto... vabbè, mettiti tu lì, che cazzo ti devo dire? Io laggo. Ah, ci sono le trappole secondo me, c'è il... quello principale. Cioè, il simbolo del gioco. Cazzo. Ma la chiave cosa serve? Qualcuno me lo spiega, Dio santo. Cosa ho fatto? Ho messo dei perk inutili? Ecco. A posto. A posto. Già Shock 94 lo salutiamo. Gianni the Gamer cosa starà facendo? Starà salvando la giornata. Dai, dai, madonna! Generatore. Yes, godo. Azione cooperativa ci ha dato quasi 2000 points. Fantastico. Ma tipo questa trappola che ho visto qua per terra, che non è attiva, ma posso farle qualcosa? No. Ah, il perk di... Stai facendo troppo casino, non voglio che stai vicino a me. Il perk di questo personaggio che le permette di muoversi velocemente anche in versione stealth mi piace molto. Riesco ad andare via bello rapido. C'ha la chiave in mano! Ma la luna è proiettata? Cioè. L'effetto veramente brutto. Sembra finto. Allora, là c'è il tipo impiccato, quindi il killer starà camperando. Do una mano a questo. Devo ancora capire se vanno bene o no sti generatori. Lo capiamo adesso, perché lo scorso appuntamento non ho fatto in tempo a finirlo. Vediamo se va a 3. Dai, 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 dai! Assolutamente sì che vanno bene, cazzo!
Assolutamente sì, non lo sapevo, Cristo. Stupido io. Non averci provato prima. Sta chiave non capisco che cazzo mi serve. Io vorrei andare a cercare di salvarlo, però presenza inquietante, cosa vuol dire? Il tipo sta camperando là, ragazzi, non posso. Perché purtroppo i killer giocano di merda tutti così. Soprattutto i nabbi. Catturano uno e fanno la ronda. Non cercano di usare i perk di ogni loro personaggio. Questi sono punti facili perché non c'è lo skill check, insomma. Naturalmente mi avrete già detto che cosa servono i totem e se è giusto toglierli o meno, però io ragazzi sto registrando in seguito, quindi perdonatemi se ancora non sto facendo cose che mi avete consigliato. Merda. Questo è andato, sì. Ne abbiamo sempre tre. È venuta fuori un'icona all'imbalzo. Ah, lo stavi facendo tu, scusami. Scusami, cazzo. Questo è buono di giocare, ma cazzo, ma è Gianni the Gamer secondo me. Però devi, non devi far volare i corvi così, Vengo, vengo con te, Gianni. Sai che secondo me ti ho giudicato male, sei il più bullo della situazione. Vengo con te, guarda. E poi come fai a fare quell'emoticon, scusa? Cazzo è stato? Non lo so. Tu sai dove stai andando, Gianni? All'Unieuro? Madonna, Gianni, ma è un boss! Quella è ferita, vabbè. Farà da capro espiatorio. Per noi, Gianni. Gianni, sei un coglione, mi hai fatto sbagliare a cavallo, mi sono cagato in mano, ritiro tutto. Non mi ha visto. Io non ho visto lui, lui non ha visto me, quindi siamo pari, dai. La chiave, posso usarla qua? No. Ne manca uno, Gianni. Ci riproviamo. Però sei stronzo, mi hai fatto cagare. Io ci provo, dai. Vai Gianni. Dove è andato Gianni, madonna? Sta chiave non ho capito che cosa mi serve. Forse per l'uscita, mi apre più velocemente l'uscita. Boh. Madonna, grande Gianni. Guardala. Ancora là, quella lì che gira, ferita! Sanguina... Aia, Gianni è stato beccato. Gianni... Dai, ti prego. Uomo partita come al solito. Dai, ultimo generatore che vi apro la porta, madonna. Quella testa di cazzo. Quella è una testa di cazzo, adesso il tipo arriva. Che testa di merda. Vieni qua che ti curo. Posso? Fermati, puttana! Io non ho parole comunque. Cioè, sembra che gioco da 20 anni. A questo confronto a quella gente qua, io adesso... Non sono proprio il tipo da far così, però veramente confronto a questa gente sembra che io stia giocando da 15 anni a sto titolo. Cristo! Fanno schifo! Gianni, sei stato agganciato! Madonna. Ho fatto l'emoticon, stai a fare l'emoticon, con lui poi sbagli gli skill check. Mannaggia Gianni. Arriva, è là, ma non lo finisco, lo finisco. Dai, 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 dai. Però non ho capito se è meglio cercare la botola o quant'altro, non lo so io ragazzi. Io non so come mi devo comportare adesso.
Non lo so, non lo so, non lo so. La chiave sta facendo qualcosa. Guarda che salva Gianni, la donna dai Gianni. No, la trappola. Godo. Madonna, mi salvo. Aspetto il kill. Vado a fare i totem. E alla fine Gianni, l'ottimismo non ti ha salvato. Intanto sta attaccando tutti. Oh, no. Oh, partita. Aspettiamo il kill. No, mi prendo anche questo. No! Volevi! No! No, non ci credo. No, sta arrivando. No, beh. No, non ci credo. No, non ci credo. Io non ci credo. Io non ci sto credendo. Guarda, me lo merito. Me lo merito. No, ti prego. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Avevo aperto, non sono scappato. Ma dai, ma liberati, cazzo. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, guarda. Questo è il fail più grande. Questo è il fail più grande che proprio il destino ha voluto regalarmi. E ve l'ho posto assolutamente, perché guarda, è giusto così. Gianni. Gianni, è anche un po' colpa tua, diciamolo. Mi sono concentrato più su di te che dovevo scappare e mandare a fanculo tutti, cazzo. Dio santo. Che coglione. Quello ha messo la trappola vicino al totem, quindi non era uno sprovveduto. No, ragazzi, cioè veramente, che figura di merda. Ma me lo merito, eh. Ho fatto il gradasso. Questo cos'è? Costa troppo, Cristo. No, invito al BBQ, non me ne frega, sto finaccio salito. Signori, abbiamo fatto una bella... Cioè, non abbiamo. L'ho fatta io. Una bella figura di merda. Questo cos'è? Ah. Questo è di livello 2 rispetto a quello che sto usando io. Ottimo. Beh, che dire. Un ottimo fail, direi. Davvero un ottimo fail. Mi viene un po' da piangere, madonna. Ciao a tutti. Non se l'aspettava, ma fatti i cazzi tua!